Oggi la presentazione della Satiri Auto Golf Cup, quindi torna questo binomio sport e motori. Quali sono le novità per questa seconda edizione? Sì, allora di nuovo il binomio sport e motori che appunto sono unite dalla passione. La passione che hanno gli sportivi verso la propria attività sportiva e la passione che hanno i nostri clienti per le auto. Questa è la nostra seconda edizione, diciamo un'edizione potenziata perché sarà sviluppata in due giornate. La giornata di sabato dedicata ai giocatori più piccoli e la giornata di domenica invece dedicata ai giocatori più adulti. Abbiamo deciso di fare la seconda edizione nonostante le difficoltà del Covid e di potenziarla soprattutto perché abbiamo vissuto tutti un periodo comunque sia molto difficile e quindi adesso abbiamo bisogno di attività salutari all'aperto. Cogliamo anche l'occasione per portare al Golf Club dei modelli ibridi 500 e Panda ibride, appunto proprio perché il golf è uno sport green e queste auto sono green e sono anche appunto delle auto che partecipano agli incentivi statali e quindi abbiamo anche pensato perché non unirle a questo binomio di golf verde e auto ecologiche. Le aziende devono dare anche questi segnali di essere vicini in qualche modo alla cittadinanza, a favorire degli eventi che come gli eventi sportivi possono in qualche modo aggregare e trasmettere dei valori positivi. È vero, l'Umbria in questo difficile momento dell'emergenza coronavirus è ripartita dallo sport, anche Perugia con il tennis, con una promozione in A1, con l'atletica, con il prossimo campionato cadetti e non poteva mancare veramente questo bellissimo torneo che per il secondo anno ha scelto di presentarsi qui a Palazzo dei Priori, di questo siamo felici e orgogliosi perché lo sport è simbolo di ripresa, è speranza per i nostri giovani. Ci fa molto piacere che il gruppo Satiri abbia pensato anche ai più piccoli, in quanto è uno sport, il golf, che veramente si presta come palestra non solo sportiva, ma una palestra di vita per chi inizia a giocare, in quanto insegna la disciplina, il rispetto delle regole, ma è anche uno sport divertente dove i più piccoli, io lo vedo proprio quotidianamente, si divertono e trascorrono del tempo all'aria aperta in un ambiente sicuramente salubre. Satiri Auto dà questo splendido segnale di apertura anche ad uno sport che magari molti pensano sia di nicchia, invece anche i bambini possono praticarlo e ci si può avvicinare molto più facilmente di quanto si pensi. Sicuramente sì, il Satiri Auto sta dando un segnale che va nella direzione che il Comitato Olimpico vuole, quello di dimostrare di come sia possibile, seguendo le regole che gli sportivi normalmente già seguono, organizzare eventi rivolti sia ai giovani sia ai meno giovani. Si metteranno in atto tutte quelle che sono le disposizioni che i vari DPCM hanno voluto assegnarci in questo periodo e dove lo sport senza nessuna fatica sta mettendo in atto sin dal mese di giugno, appena finito il lockdown, dove questa regione ha voluto affrontare una sfida vincendola alla grande, perché dal mese di giugno poi non ci siamo mai più fermati nell'organizzazione di eventi nazionali ed internazionali.